Pokémon. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Oggi abbiamo un botto di roba da dirvi, quindi devo iniziare a parlare a cannone per evitare di perdere tempo. Allora, tante cose interessanti oggi, ovviamente. Oggi vi devo spiegare anche due cose su quello che è successo ieri sera, ovviamente. Terremoto mediatico per quello che è successo alla Juve. Dobbiamo un attimo, mi prenderò dopo un paio di minuti per spiegarvi cosa sta succedendo, perché ho visto che c'è un sacco di confusione. Mi sono segnato dei punti importanti che ho preso dal Corriere della Sera per spiegarvi esattamente che cosa sta succedendo. Ma prima ovviamente parliamo di Milan. Oggi parliamo di Milan, parliamo anche di calciomercato. Vi devo parlare di Semedo, vi devo parlare di Ziyech, ancora Ziyech. E poi vi devo parlare di una scelta che avrebbe fatto Bakayoko. Rimanete qua perché oggi veramente tante cose importanti e tante cose interessanti. La prima, mi sono segnato Stefano Pioli, si è aggiudicato il premio Gentleman 21-22, il tecnico rossonero verrà premiato nella giornata di lunedì. Gianfranco Fasan dice: un riconoscimento che chiude un cerchio e riconosce a Stefano Pioli meriti umani e professionali, quello che vi dico sempre, che anche i suoi stessi colleghi hanno voluto esaltare, indicandolo come un modello da seguire per il suo stile, la sua lealtà dentro e fuori dal campo. Quindi super applauso a Mister Pioli, che si becca insomma anche questo premio. Beh, non posso altro che condividere, cioè vivendolo tutti i giorni Mister Pioli, vivendolo in ogni conferenza stampa. Come vi dico sempre, ho imparato, no? Stando proprio a stretto contatto col mister, ho imparato a capire da quelle che sono le sue risposte, da quelli che sono i suoi umori, un po' anche come andavano poi le partite del giorno dopo. E la cosa che dico sempre, ragazzi, che come detto anche da questo Gianfranco Fasan, che non è, chi è? Il padrone del premio, che dice quello che vi dico io sempre, che ha dei meriti umani e professionali assolutamente da riconoscere al mister. Prima di parlare, di andare in sigla e parlarvi ovviamente del terremoto che è successo ieri in casa bianconera, vi volevo leggere questa notizietta. Riguarda Benasser, ragazzi. Sapete che eravamo vicinissimi, tutti i rumors davano vicinissimo il rinnovo di Benasser con l'AC Milan. In realtà Benasser ha deciso di entrare nella scuderia di Enzo Raiola, lasciando il suo vecchio procuratore Sissoko. Contestualmente separazione in atto tra Enzo Raiola, attenzione perché questa è una bomba, Enzo Raiola, che ovviamente è il fratello di Mino, e Raffaela Pimenta. Pimenta è quella figura che ha sempre lavorato a stretto contatto con Mino Raiola. Mino Raiola, come sapete, non c'è più. Quindi adesso si sono create due fazioni diverse. Una è fatta da Enzo Raiola, cioè fratello di Mino, e dall'altra parte c'è Raffaela Pimenta, che ha preso praticamente tutte le procure che aveva appunto Mino. Quindi gestiranno il futuro in due agenzie separate. Pogba e Haaland, occhio, resteranno con Pimenta, quindi non sono più sotto la procura dei Raiola. Invece Ibra e Donnarumma hanno deciso di staccarsi praticamente dalla vecchia procura di Mino Raiola e diventare sotto direttamente al fratello Enzo Raiola. Quindi abbiamo questa scissione di poteri all'interno dell'agenzia di Mino Raiola. Ragazzi, andiamo in sigla perché adesso inizio tutto il discorso. Cerco di fare un po' di chiarezza su quello che è successo ieri. Voi direte: ma che ce frega noi della Juve? Però direi che, come piace a noi, no? A me piace dire sempre che questo canale è seguito da persone intelligenti che si interessano di tutto quello che sta succedendo nel mondo del calcio. Quindi voglio cercare di spiegarvi, mi sono estratto una parte fondamentale dal Corriere della Sera per spiegarvi che cosa sta succedendo, perché a quanto pare nessuno ci sta capendo assolutamente niente. Poi parliamo di Semedo, poi vi devo parlare di Ziyech, poi parliamo di Bakayoko. Oggi tante cose interessanti. Quindi prima di andare avanti, ragazzi, pollice in su per questo video, per insomma tutte le notiziette che stanno arrivando. Ma soprattutto, raga, iscrivetevi al canale. Dai ragazzi, dai, io so che è un momento in cui tutto YouTube sta facendo fatica, tutti i canali YouTube stanno facendo fatica a fare iscritti. Probabilmente è cambiato qualcosa all'interno dell'algoritmo. Però raga, se state guardando questo video e non siete iscritti al canale, fatelo per piacere, per supportare il mio lavoro quotidiano. Andiamo avanti. Come niente, basta, via, andiamo. Sigla 1, 2, 3. Sigla. Oh, partiamo da quello. Allora ragazzi, partiamo da Juve. Dimissionario completamente il CDA, ragazzi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola, il CDA della Juve, incluso il presidente Agnelli, si sono dimessi, come ampiamente riferito, anche a causa delle contestazioni della Consob e Procura di Torino
sulla stesura dei bilanci negli ultimi anni. Adesso vi spiego bene. È stata una mossa per evitare responsabilità, questo scrive la Gazzetta dello Sport, penali e rischio di inibizione operativa. Ora le manovre stipendi saranno contabilizzate in maniera diversa. E riguardo all'inchiesta prima, perché sono tante, no, le inchieste che si sono concatenate in questo momento juventino, che la famosa inchiesta prima tratta le plusvalenze e gli stipendi, secondo il pubblico ministero ci sono già tante irregolarità da parte del club bianconero. La procura può riaprire il fascicolo e il club rischia pesanti penalizzazioni anche a livello sportivo. Attenzione, lo dico adesso ragazzi, tutto quello che io vi vado a leggere tra pochi secondi è scritto sul Corriere della Sera ed è scritto e riportato da tutti gli altri, insomma, diciamo dai media nazionali, ok? È scritto ovunque, quindi non è una mia opinione, ma io mi sto semplicemente limitando a leggere quello che c'è online, ok? L'inchiesta della procura, perché sapete che mi piace snocciolare queste cose. L'inchiesta della procura. La procura di Torino aveva notificato ai componenti del consiglio di amministrazione della Juventus e ai dirigenti della società la chiusura delle indagini preliminari dell'inchiesta, che vuole far luce su due questioni. Una, la questione plusvalenze, e l'altra, gli stipendi spalmati nel 2020. Ora vi spiego. I reati prefigurati dall'accusa. L'accusa, che reato ha prefigurato contro la Juve? L'inchiesta era iniziata nell'estate del 2021. Secondo l'accusa, si configuravano principalmente due grandi reati. Il primo era false comunicazioni sociali, cioè tradotto il falso in bilancio, e la seconda è false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi ovviamente di una società quotata in borsa. Perché ragazzi, quando si parla di una società quotata in borsa, non è come parlare di una società normale. La Juve è quotata in borsa, quindi essendo quotata in borsa tu ti rivolgi ad un mercato internazionale, quindi tutti i tuoi bilanci devono essere certificati. Quindi cosa sta succedendo? Sta succedendo che i pubblici ministeri stanno dicendo alla Juve che tutti i conti che hanno portato in tutti questi anni c'era qualcosa che non andava bene. Questo sta dicendo la procura, tutti i bilanci che hanno portato appunto per certificare la loro presenza in borsa non erano regolari. Tra questi c'è l'anomalo scambio di giocatori. Il quadro probatorio delinea un'alterazione del bilancio come conseguenza di un anomalo ricorso a scambi di giocatori che non generavano flussi finanziari. Cosa vuol dire? Che non creavano soldi reali veri, ma sono stati effettuati, sempre secondo l'accusa, e lo ripeto, sempre secondo quello che c'è scritto sul Corriere della Sera, con valori arbitrali per far fronte alle necessità di bilancio. Operazioni dunque ritenute fittizie dall'accusa. Occhio, perché quello che ovviamente noi stiamo dicendo è quello che sta dicendo l'accusa alla Juve. Poi bisogna vedere la Juve che cosa risponderà in merito. Questo è quello che dice la Juve. La seconda cosa, il grande secondo argomento generale su cui vertono tutti i problemi che sono scoppiati ieri sera è questo. Sempre secondo l'accusa, un ulteriore intervento finalizzato ad alterare i risultati del bilancio è stato individuato nello spostamento degli stipendi. Cosa vuol dire? Sussisterebbero elementi concreti per ritenere che gli stipendi con cui i giocatori hanno rinunciato siano corrispondenti a una mensilità e non quattro, come invece comunicato da bilancio ufficiale della Juve di marzo 2020. Le restanti mensilità sarebbero state differite. In seguito a perquisizioni sono state trovate delle scritture private contenenti l'impegno incondizionato della società a restituire quanto pattuito anche in caso di trasferimento del calciatore, diciamo, in altre squadre. Ad alcuni degli indagati inoltre è stato contestato anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Tradotto, ragazzi, cosa vuol dire? Che se io faccio un mio bilancio in cui nel mio bilancio io dichiaro che i miei giocatori li pagherò soltanto per una mensilità perché hanno rinunciato a tre, ne pago solo una per sistemare il mio bilancio, che sennò sarebbe gravemente in perdita, in realtà gli inquirenti stanno dicendo: noi abbiamo trovato delle scritture private in cui la società dichiara agli stessi giocatori che in realtà gli pagheranno tutti i restanti stipendi. Quindi non è vero che ne hanno pagato solo uno, ne hanno pagato uno subito e gli altri poi gli verranno comunque riconosciuti. Quindi, essendo la Juve, ripeto perché questo è il dato fondamentale,
essendo la Juve una società quotata in borsa, se tu dici una cosa all'interno del tuo bilancio, ma poi in realtà questa cosa non corrisponde alla realtà, stai, appunto, come dicevo prima, facendo qualcosa che non corrisponde alla realtà. Quindi stai facendo un falso in bilancio. Stai dando delle comunicazioni rivolte al mercato che non sono reali e non sono coerenti. In tutto questo, l'ultimo dettaglio che mi sono segnato da raccontarvi è che a ottobre è stata respinta la richiesta delle misure cautelari per 3 indagati, tra cui il presidente Agnelli. Era stata chiesta l'applicazione di misure cautelari personali, che è stata rigettata il 12 ottobre. Ora è attesa la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati. Ragazzi, io onestamente non lo so come andrà a finire questa cosa, non so se poi questa cosa si ripercuoterà anche a livello sportivo, non lo so, non ho studiato legge, non sono un avvocato, quindi non lo so. L'unica cosa che mi sembrava giusta, e ripeto perché qua siamo su un canale di persone intelligenti, cercare di prendere questi fatti concreti e spiegarvi, elencando proprio così come ho appena fatto, quello che è scritto sul Corriere della Sera. Quindi non è una mia opinione personale, ma è scritto sul Corriere della Sera. Andiamo invece avanti alle cose di Milan, parliamo semplicemente di mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in edicola, il Milan andrà a caccia di nuovi Leao. L'attacco è da svecchiare. Piace Luis Semedo, 19enne del Benfica, che si libererà a parametro zero nel 2023. Un'altra pista porta invece a Marciano Sanca, che non so chi sia, dell'Almeria, centroavanti che ha già segnato bla bla bla. Poi c'è il solito Okafor, che costa circa 30 milioni, e in casa c'è sempre il buonissimo Lazetic, che sta sbocciando e che nel 2023 dovrebbe trovare più spazio e entrare insomma in prima squadra a livello insomma definitivo. Per il mercato invernale la pista più calda comunque rimane soltanto quella di Ziyech. E a proposito di Ziyech, mi ero segnato anche un'altra cosa: il Milan ha messo sempre nel mirino il solito Ziyech, e si parla di Bakayoko. Praticamente tradotto, che cosa significa? Che il Milan, per andare a prendere, secondo quello che scrive il Corriere dello Sport, il Milan per andare a prendere un giocatore come Ziyech deve vendere qualcuno. Chi è il giocatore che potrebbe uscire? Dovrebbe essere Bakayoko. Ma qua arriva l'ultima notizia che vi voglio riportare, arriva sempre dalla Gazzetta dello Sport, che dice che Bakayoko è destinato a restare in rossonero fino a giugno. Come l'anno scorso, il centrocampista non ha accettato insomma le destinazioni che gli sono state proposte, è destinato a rimanere fino all'estate per poi ritornare come da contratto al Chelsea. Una situazione che potrebbe pesare insomma per quanto riguarda, secondo loro, le casse del Milan per andare a prendere nuovi giocatori. Io, raga, premio chi è arrivato fino qua, che si è beccato 13 minuti di video. Io credo che in questo mercato di gennaio il Milan non farà grosse operazioni. Farà il minimo indispensabile, perché comunque, come vi dissi già qualche video fa, il Milan, crociamo le dita, con tutti i giocatori che dovrebbero tornare a disposizione, il Milan si trova già con 30 e passa giocatori. Quindi è vero, probabilmente, quello che dice la Gazzetta, quello che dice il Corriere dello Sport: per far sì che entri qualcuno bisogna per forza di cose che esca qualcun altro, perché sennò, ragazzi, ci sono veramente 30 giocatori. Poi qualcuno di voi, come mi ha detto già in altri video: Lollo, ma c'è bisogno di qualcuno lì, c'è bisogno di qualcuno di là, qualcuno davanti, qualcuno dietro. Posso anche concordare con voi, ma dall'altra parte capisco anche che ci sono tanti giocatori e farli giocare tutti diventa impossibile. Quindi diventa estremamente necessario che debba uscire qualcuno per far entrare qualcuno. Vecchio, vecchio cavallo di battaglia di Galliani. Bene, ragazzi, penso di avervi detto tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro. Come, se avete domande, come sempre, scrivetele qua sotto. Un saluto a tutti, ciao Cashavit, forza Milan, ma come sempre, vada via il Inter. Ciao ragazzi, ciao! Ya tu sabes.